Che meraviglia! Che bell'applauso, mi fa tanto piacere. Queste canzoni io credo che regalino sempre un'emozione perché, come ho detto prima, sono delle vere e proprie poesie che sono state scritte e si riferiscono a delle figure importanti, figure di riferimento. E poi c'è colei che dà la vita, la cosa più bella del mondo, la mamma. Io proprio alla mamma voglio dedicare la prossima canzone con un cuore grande, cuore di mamma. Giorno di scuola di un tempo ormai lontano, chiusa dal pianto la gola, stringevo la tua mano. Era la prima volta che mi lasciavi sola sul mare della vita, spiccavo il primo volo. Mamma è la prima parola che nasce dal cuore. Mamma, sai donare la vita ai regali. E mentre canto trema la mia voce. Mamma, non c'è cosa più grande del mondo, perché un cuore di mamma è la cosa più grande che c'è, perché un cuore di mamma che cos'è? È la cosa più grande che c'è. Con immenso amore per questo lavoro meraviglioso, per la musica e per questo pubblico. Grazie a tutti voi, Federica, grazie a Gatteo Mare. Bella, bella, brava, insomma tu sei stata veramente invitata con tanta voglia perché sei partita con la tua orchestra e appena sei partita è arrivato il Covid. Davvero. E quindi sei... Devo dire che siamo partiti nel 2020, un anno sfortunato, un progetto molto ambizioso per il quale abbiamo riposto davvero tanto amore, tanto sacrificio, però poi ovviamente è arrivato questo Covid che ha un po' spezzato via tutto, tutto quello che è lo spettacolo. Ma io appartengo davvero sempre a quella schiera di persone che vedono il bicchiere mezzo pieno piuttosto che vederlo mezzo vuoto, anche perché davvero mi auguro che le cose possano migliorare, stanno già migliorando e poi ragazzi... Non potrà per sempre continuare questa storia brutta, vero? Andrà meglio. Io questa sera vedo tante persone sorridenti che hanno voglia di vivere, perché ricordatevi che la musica è vita. Se ci tolgono la musica, ci tolgono l'ossigeno. Federica, Cocco. Grazie. Ciao e attenzione. Grazie. Ciao.